Lina, a te, Giuseppe, buon pomeriggio ad entrambi. Un buon pomeriggio da Silvi Marina, come dicevi siamo in diretta dal Mion Hotel e per questo ringrazio subito il titolare Roberto Mion per averci ospitato qui a bordo piscina. Allora, noi durante queste settimane abbiamo raccontato spesso come probabilmente quello del turismo è il settore maggiormente colpito dal lockdown di questi mesi a seguito dell'emergenza sanitaria. Adesso in questa fase di ripartenza come stanno le cose riguardo il turismo? Si sta riprendendo oppure no? Ritengo che si stia riprendendo, tant'è che questo che è il penultimo sabato del mese di giugno precede l'ultimo sabato ovviamente del mese di giugno, sono i due sabati, due weekend in cui la maggior parte delle strutture, almeno a Silvi ma ritengo anche in tutta la costa abruzzese, apriranno. E a questo proposito anzi vorrei fare un invito, proprio perché apriremo tutti noi del mare, premetto che gli stabilimenti balneari hanno già aperto tutti quanti, a questo proposito vorrei invitare insomma, anche i responsabili del marketing della regione Abruzzo a dare una grande... scusate un attimo, a dare un particolare punto di riferimento alla nostra costa, perché la costa abruzzese, voi sapete, è una meta molto ambita per le vacanze balneari. Ecco, voi riaprite ora, non tutti gli alberghi in Abruzzo hanno già riaperto, avete perso la prima parte della stagione, questo cosa significa? Che danno è? È un bel danno perché da un punto di vista economico normalmente il mese metà maggio, diciamo, o quasi tutto il mese di maggio e tutto il mese di giugno servono proprio ad acquisire quella forza economica che ci permette di in qualche modo pareggiare le spese e gli impegni che vengono presi per l'apertura delle strutture prettamente balneari, come appunto per esempio anche l'Hotel Mion di Silvi. Quindi è una, da un punto di vista economico è una piccola, terribile batosta. E per risollevarsi da questa batosta il governo ha introdotto il bonus vacanze, questo bonus da spendere in Italia per fare vacanze in Italia e sostenere il turismo italiano. È stata una mossa azzeccata questa? Secondo noi no, non è stata una mossa azzeccata perché da un punto di vista così, diciamo di principio, poteva anche essere una situazione assolutamente auspicabile. Ma da un punto di vista di realizzazione dell'obiettivo, purtroppo non è così facile perché è molto complicato, è molto burocratizzato, viene il recupero dell'albergatore o di chi fa ricettività, il recupero economico viene spalmato, distribuito nella denuncia dei redditi successive, insomma è una cosa che lascia molto a desiderare, credo che sia piuttosto problematico. Inoltre è difficile che le persone che hanno dei problemi economici pensino alla vacanza, secondo il mio parere in questo caso, ma rappresento anche il parere dei colleghi di Silvi. È difficile insomma che chi non ha la capacità economica di andare in vacanza vada in vacanza perché ha un premio di 500 euro. Mion. A proposito di questo, generalmente i turisti che voi ospitate vengono in maggior numero da quale parte del mondo? Sono italiani? Vengono dall'estero? Prima di questa situazione, del Covid-19, la maggior parte dei nostri clienti venivano dall'estero. Italiani naturalmente nei mesi clou, cioè luglio e agosto, ma negli altri mesi corollari principalmente dall'estero, soprattutto di lingua tedesca e di lingua inglese. Quando dico lingua inglese intendo dire anche zone come il Canada, gli Stati Uniti d'America, perché non dimenticate che una bella voce è data da quel turismo di ritorno della seconda, terza generazione di italiani e molti sono gli abruzzesi che sono andati appunto in America a far fortuna e devo dire che tutti cercano le loro origini e quindi vengono qui volentieri. E quest'anno noi pensiamo che insomma, il nord, che è ancora così legato da situazioni insomma, difficili ecco, da superare, sarà una grande mancanza per noi. Però siamo anche convinti che città come Roma, ma la stessa Napoli, che ne so, l'interno per dire Perugia,
la Toscana stessa, le Marche stesse, possano in qualche modo contribuire, il Molise, contribuire a un certo recupero, diciamo, di presenze prettamente italiane. Quindi sostanzialmente il virus che continua a esistere nel nord Italia ha ripercussioni anche più a sud. E a proposito di questo le chiedo un'ultima considerazione prima di restituire la linea allo studio. E a proposito del virus, adesso siamo in questa fase di ripartenza in cui bisogna stare molto attenti alle norme di sicurezza. Come vi siete organizzati e quanto è stato complicato? Complicato lo è stato sicuramente, rispondo alla sua seconda osservazione, perché non eravamo nemmeno abituati a ricorrere a certe situazioni. Però guardi, da un punto di vista di igiene, di sanificazione, devo dire che la maggior parte dei colleghi erano già abituati a tenere le loro aziende in perfetta sintonia con l'igiene. Lei lo sa che l'HACCP, che è quella serie di regole che vengono interpretate per la pulizia della cucina, non so, il cosiddetto autocontrollo, di tutti i punti critici, ecco, che era già in atto. Per cui, insomma, diciamo che più o meno eravamo preparati. Certe situazioni che sono la distanza, per esempio, come quella che stiamo osservando adesso noi due, la distanza di sicurezza fra le persone, il tavolo, il cosiddetto, insomma, gruppo fatto da congiunti e da familiari, creano comunque dei piccoli disagi. Poi al mare, sapete, al mare vuol dire anche libertà. E certamente questa libertà, in qualche modo, l'uso della piscina, per esempio, è anche limitato, no? Alla quadratura dello specchio d'acqua della piscina. Per cui, insomma, c'è questo piccolo disagio, ma abbiamo notato, e stiamo aspettando adesso i primi clienti che dovrebbero essere qui da un momento all'altro, abbiamo notato che molti cercano comunque la tranquillità e la pace e la buona cucina dell'Abruzzo e la tranquillità delle nostre spiagge. Per cui, alla fine, questo che è evidentemente un disagio, credo che riusciamo a bypassarlo e a superarlo. E ora le domande da studio, Alfredo, linea a te. Sì, volevo chiedere, perché prima Mion, diciamo, in un passaggio della sua intervista lo ha accennato al marketing della Regione Abruzzo. In queste settimane abbiamo assistito anche a degli spot che sono andati in onda sulle reti nazionali, ad una campagna che la Regione sta mettendo in piedi. Secondo voi è questa la strada giusta oppure ci sarebbero altre iniziative da fare per poter cercare di spingere, soprattutto adesso che è un momento così difficile, il turismo regionale? Guardi, secondo noi l'idea di la necessità di promuovere l'Abruzzo era impellente, assolutamente, però secondo noi è stato sbagliato proprio il modo, la modalità. Lo spot che ho visto anch'io è molto bello, è molto ben fatto e riesce anche a descrivere molto bene quella che è la bellezza della nostra terra. Ma non riesce a colpire la necessità che abbiamo adesso tutti noi di far capire alle persone che vogliano venire in vacanza che la nostra è una regione sicura, è una regione tranquilla, è una bella regione. Quello è uno spot che ha un grande valore da un punto di vista promozionale, ma da un punto di vista di marketing, cioè per portare effettivamente l'attenzione degli italiani in particolare a scegliere l'Abruzzo come meta per il turismo, dove spendere i loro soldi per la vacanza, mi sembra che sia stata disattesa. Questo un po' mi dispiace, insomma, perché non dimentichi che luglio e agosto sono i mesi dell'Abruzzo balneare, dell'Abruzzo montano, è vero, ma in grandi numeri li fa il mare, insomma, e onestamente lì il mare è stato completamente dimenticato. Un'ultima battuta e un ultimo passaggio, anche questo l'ho accennato prima, vorrei che ci tornasse sul bonus vacanza, perché sulle cronache nazionali è balzato il fatto che qualche albergatore ha deciso di non accettare i bonus vacanza proprio perché ha problemi di liquidità. Mi sembra questo il passaggio forse più critico di questo bonus, che è un po' farraginoso con la burocrazia, ma soprattutto lascia anticipare la liquidità agli albergatori piuttosto che lo Stato dare una mano a voi, se non ho capito male. Ha messo il dito sulla piaga. Gli albergatori non hanno liquidità a disposizione. Qui è un anno che non si incassano soldi, ormai da settembre dello scorso anno.
E quindi come fa l'albergatore ancora ad anticipare, dopo aver, come giustamente ha osservato lei prima, investito molti soldi per perseguire perfettamente il protocollo stabilito dalla necessità di difenderci dall'attacco di questo virus che ancora è presente in tutto il mondo, insomma. Per cui la liquidità che comunque non abbiamo, che non è arrivata e non abbiamo ancora fatto gli incassi, perché per esempio l'Hotel Mion apre proprio oggi e come l'Hotel Mion tantissimi altri alberghi aprono oggi o addirittura sabato prossimo o addirittura qualcuno non aprirà. Questo bonus vacanze farraginoso e complicato non riesce ad attirare l'attenzione dell'albergatore stesso o di chi fa ricettività. Anche noi apparteniamo alla categoria di coloro che non lo accetteranno, per esempio noi come Hotel Mion, ma le assicuro anche molti altri, perché anche è molto complicato e la restituzione poi di quei danari che in realtà non abbiamo, ma che comunque aumenteranno il nostro debito se facciamo quell'accoglienza là, la restituzione di quei danari avviene attraverso il pareggio, come si dice, la compensazione del pagamento delle tasse future. E questo è davvero un credito d'imposta, bravissimo, grazie del suggerimento. E questo onestamente è difficile da supportare, capisce? Cosa dovrebbero fare allora le istituzioni per supportare il vostro settore? Secondo me le istituzioni dovrebbero assolutamente fare quello che si dice da quando è scoppiata questa storia, devono fare in modo che la liquidità entri dentro le aziende. Noi non abbiamo i soldi per pagare gli stipendi, per pagare per le derrate alimentari, che ne so, per procurare tutto quello che è necessario per. E questo non si riesce ad ottenere. Questo è veramente un problema. Noi capiamo che è molto difficile, però vorremmo anche che le istituzioni capissero che anche noi siamo molto in difficoltà.